Un presepe vivente in salsa pop rock, quello messo in scena dall'Istituto Luigi Capuana, diretto da Agata Gueli. Nel piazzale della scuola i piccoli attori hanno raccontato la natività mettendo in scena l'opera rock L'Atteso, il racconto della storia d'amore tra Giuseppe, il falegname di Nazareth, e una ragazza di nome Maria, e la nascita di un bambino atteso da millenni, il legame tra una storia d'amore di circa 2000 anni fa e la storia dell'umanità intera. Ieri il taglio del nastro alla presenza delle autorità civili e militari per uno spettacolo che si svolge tra le capanne di Betlemme, fedelmente riprodotte negli attrezzi e nei costumi. Con 13 canzoni più un prologo di narrazione e musica si ripercorrono gli eventi che conducono alla nascita di Gesù fino ai suoi primi anni: il fidanzamento tra Giuseppe e Maria, l'annunciazione, l'incontro con Elisabetta, la nascita di Gesù a Betlemme, la presentazione al tempio e l'arrivo dei magi. Il tutto in una chiave di lettura originale tra indagine storica e sensibilità moderna. Quasi un centinaio tra coristi, attori e figuranti, i piccoli alunni che hanno calcato la scena alternando momenti di festa, tensione emotiva, gioia, stupore e soprattutto attesa, così come l'opera vuole suscitare attraverso la storia dei personaggi che da vicino parteciparono al Natale e che conducono il credente attraverso il linguaggio della musica moderna a un percorso di fede che dura tutto l'anno, come sottolinea la dirigente Agata Gueli. Ha una valenza religiosa, quello sicuramente ha una valenza appunto religiosa, ma non legata necessariamente al cattolicesimo, perché il nostro presepe è intanto inclusivo e trasversale e poi dietro ha una forte valenza didattica in un mondo che cambia vorticosamente, dove sempre dobbiamo essere al passo coi tempi, vicini ai cambiamenti, al progresso. Noi diciamo che noi abbiamo un occhio di riguardo al progresso, la scuola innova sempre didatticamente e guarda sempre al futuro, ma non dimenticato che c'è una grande tradizione legata agli antichi mestieri, legata a delle tradizioni che stanno scomparendo. Allora il nostro presepe ha questa valenza didattica, cioè c'è tutto un percorso fatto di mesi con i bambini, in cui ai bambini abbiamo spiegato come funzionava la vita del passato, quali erano gli alimenti, quali erano i mestieri soprattutto. Ed è bello vedere come i bambini si appassionano. E allora, se questa è la scuola che offre la possibilità di ricercare le nostre radici, la nostra identità, allora il nostro presepe ha sicuramente questa valenza. I piccoli attori della Capuana torneranno in scena questo pomeriggio alle 16, sempre nel piazzale della scuola, e poi domattina per una replica all'interno della parrocchia di Sant'Antonio.